Berlusconi è un porco, condannato a 4 anni di galera, reo d'essere la mente diabolica che ha escogitato un sistema che gli consentiva la disponibilità di denaro separato da Fininvest ed occultato al fine di gestire illecitamente disponibilità patrimoniali estere. La documentazione e le testimonianze contro questo lurido verme sono schiaccianti, in appello non sarebbe stato possibile un esito differente. I giudici motivano la sentenza asserendo che Berlusconi è un farabutto che ha difeso i propri interessi personali indossando una maschera istituzionale, è un impostore entrato nelle istituzioni con il preciso scopo di farsi i propri interessi e tentare in tutti i modi di farla franca dopo che il suo amico e complice, Clark, si era già scappato all'estero. Vista la fuga all'estero avvenuta da parte del suo complice, che anch'esso rivestiva veste di primo ministro, viste anche le disponibilità economiche accumulate all'estero da parte del criminale incallito, sarebbe a questo punto opportuno che i giudici procedano all'arresto preventivo. La fuga all'estero da parte del criminale è una possibilità concreta. Berlusconi non deve essere lasciato libero di agire e di rendere irrecuperabili i capitali occultati all'estero. Berlusconi deve essere internato in un manicomio perché è un pazzo delirante, si deve procedere al recupero dei capitali frutto dell'attività criminale. La legge è uguale per tutti e Berlusconi è un criminale incallito, un vizioso che se n'è sempre fregato della povera gente, arricchendosi a discapito della collettività e rivestendo incarichi istituzionali avendo a cuore solo i propri interessi. Berlusconi è un lurido faccendiere e occorre evitare che fugga all'estero con tutto il denaro che dovrebbe essere degli italiani perché frutto di attività criminale.